Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo, bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. In questo video andremo ad analizzare le previsioni per quanto riguarda questo weekend, a partire soprattutto dalla giornata di domenica. Perché come ben sappiamo ormai già nella giornata di oggi la prima nuvolosità si sta avvicinando verso la nostra penisola. Le prime nuvole stanno iniziando ad arrivare a partire dalle Alpi, alle Alpi, delle Prealpi, di tutto il nostro arco alpino, soprattutto però quello del Trentino. Le prime nuvole stanno iniziando a venire. Levato a questo, comunque, anche una forte nebbia si è andata a creare su tutta la Valpadana. Andiamo a vedere nelle prossime ore, comunque, la situazione rimarrà pressoché stabile. A partire dalla giornata di domani, soprattutto dalle serata di domani, le prime precipitazioni inizieranno a esserci già anche dal pomeriggio. Forti precipitazioni inizieranno a essere soprattutto su tutto il Piemonte e anche la parte tirrenica. Precipitazioni molto intense poi si andranno a spostare verso il centro Italia, dove qua localmente ci potrebbero anche essere forti temporali. Questa fase di maltempo però non sarà l'unica solamente nella giornata di domenica, lunedì, ma continuerà lungo tutta la settimana. Noi dovremo andare a fare l'esame però della giornata di domenica. Quindi a partire dalla mattina comunque il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con qualche schiarita su tutto il nostro centro nord e nord. Poi a partire dal pomeriggio la nuvolosità inizierà anche ad arrivare verso il centro sud e sud. Però queste regioni, soprattutto quelle meridionali, non dovrebbero essere intaccate da nessuna precipitazione e temperatura e diminuzione termica. Per quanto riguarda le temperature della nostra nord e del centro nord, saranno prevalentemente comprese massime con valori sotto anche 15-10 gradi. Le temperature medie del centro nord e del nord stiamo parlando tra i 5 e i 10 gradi di massimo. Nei momenti anche più freddi della giornata, anche nei momenti più caldi della giornata, le temperature non dovrebbero superare i 10 gradi. Per quanto riguarda il sud, invece, giornate belle con temperature molto piacevoli, con massime anche di circa 20 gradi. Questo è tutto, vi ringrazio dell'ascolto e ci troviamo con un nuovissimo aggiornamento meteo.